Ciao e bentornati sul mio canale. Negli ultimi mesi ho costruito un sistema motorizzato per muovere la fotocamera quando faccio le riprese video. L'idea dietro a questo progetto è di fare riprese con un movimento molto fluido e stabile in modo semplice e senza doverle rifare tante volte. In realtà a giugno avevo già costruito una cosa simile, il problema è che semplicemente non funzionava. Comunque tutto il progetto nasce dall'idea di muovere la fotocamera posizionata sul cavalletto usando un telecomando con un joystick. Dopo aver risolto tantissimi problemi nella parte meccanica, sono riuscito a fare esattamente questo. Una volta che la parte meccanica funzionava, ho lavorato alla parte elettronica e ho scritto il codice per l'Arduino. Il robot ha tantissime funzioni, che permettono di ottenere delle ottime riprese. Ad esempio, ha una modalità automatica per fare dei movimenti sempre uguali e una modalità per fare dei timelapse come quello che vedete adesso. Ma ora iniziamo! Questo progetto è piuttosto complesso e per farlo sono serviti molti componenti, tra viti, motori ed elettronica. Però secondo me il robot funziona davvero bene. Non solo per le riprese con i movimenti, ma anche per quelle fisse, perché si riesce a muovere la fotocamera in modo veramente preciso. Questo robot è pensato per essere montato su un treppiede e ha un movimento orizzontale e uno verticale. Il robot ha sopra un attacco su cui montare una fotocamera o uno smartphone. Per muovere la fotocamera ho usato due motori stepper. I motori stepper riescono a fare movimenti molto lenti e precisi, e per questo sono usati in tutte le stampanti 3D. I motori stepper però non possono essere alimentati direttamente come i normali motori, ma hanno bisogno di un driver, come questo. Il driver è a sua volta collegato a un Arduino, che stabilisce quanto ogni motore deve muoversi. I driver che ho usato sono i TMC2208, che rispetto ad altri rendono i motori completamente silenziosi. Per fare la struttura su cui montare i motori ho usato la stampante 3D, con cui sono riuscito a fare pezzi in PLA molto precisi. Ovviamente prima di stampare ho passato parecchie ore a disegnare i pezzi al computer. Una volta stampati i pezzi è venuto il momento di assemblarli. Per fare il movimento verticale del robot ho stampato questi 5 pezzi e li ho rifiniti in alcuni punti con della carta vetrata. Poi ho preso due cuscinetti a sfere e li ho messi nei fori nei due lati del robot. Per tenere insieme i vari pezzi stampati in 3D ho tagliato due pezzi di un tubo d'alluminio. Ho infilato i due tubi di alluminio nei fori dei due lati e del pezzo centrale e li ho fissati ai due lati con delle viti M3. Poi ho preso il motore stepper e l'ho avvitato a uno dei due lati. A questo punto ci serve qualcosa su cui montare la fotocamera. Quindi ho tagliato un pezzo di MDF da 9 mm e ho fatto alcuni fori dove verrà fissata la fotocamera con una vite da un quarto di pollice. Ho fatto tanti fori in modo da poter bilanciare la fotocamera scegliendo in quale foro fissarla. Poi ho avvitato ai lati del pezzo di MDF questi due pezzi stampati in 3D. In questi due pezzi ho messo due bulloni M5. Per portare il movimento dal motore alla fotocamera userò due pulegge e una cinghia. Le due pulegge hanno dimensioni diverse, così da ridurre la velocità del motore e aumentare la forza. Ho preso la puleggia più grande e l'ho infilata su uno dei due bulloni.
Prima di infilarla ho messo sulla puleggia un pezzo di biadesivo per aumentare l'attrito tra il metallo e il pezzo stampato in 3D. Dopo la puleggia ho messo dei dadi, una rondella e un piccolo adattatore stampato in 3D che mi permette di infilare il bullone da 5 mm in un cuscinetto a sfere con un foro più grande. Ho messo lo stesso adattatore anche dall'altro lato e ho messo il pezzo centrale tra i due lati, anche se per farlo ho dovuto smontare tutto di nuovo. Mi stavo dimenticando di mettere la cinghia nella puleggia prima di rimontare tutto. Poi ho messo la puleggia più piccola sul perno del motore. Per tendere la cinghia ho fatto delle scanalature in modo che il motore possa essere spinto verso il basso allentando le viti. Ho fatto un test e il movimento verticale sembra funzionare. Comunque arrivare a questo punto non è stato semplice e ho dovuto fare due versioni di tutto il pezzo perché la prima non funzionava. Ora possiamo passare al movimento orizzontale, che in realtà è molto simile a quello verticale. Per questa parte ho stampato questo pezzo in cui ho messo due cuscinetti, uno sopra e uno sotto. Questo pezzo servirà anche per montare il robot su un treppiede. Quindi ho preso questa rotella con la filettatura da un quarto di pollice e ho fatto due fori nei bordi. Con questi fori ho fissato la rotella al pezzo stampato in 3D con due bulloni a testa svasata. Poi ho tagliato un pezzo di bara filettata e per infilarla nei cuscinetti con il minor gioco possibile ho stampato questi adattatori. Ho fissato la bara filettata ai cuscinetti con due dadi autobloccanti senza stringere troppo, per evitare di rovinare i cuscinetti. Anche qui la puleggia grande è sulla bara filettata, mentre quella piccola è sul motore. Ho allineato il pezzo centrale della base con i fori in cui verrà montata la fotocamera e l'ho fissato ai tubi di alluminio con delle viti autofilettanti. Ho messo tutta la struttura del movimento verticale sulla bara filettata e l'ho fissata con un dado. E quindi direi che la parte meccanica è finita, ma per vederla in funzione ci serve tutta l'elettronica. Come ho detto prima, per far funzionare i motori ci servono dei driver, che saranno collegati a un Arduino Uno. I driver saranno montati direttamente sul robot e saranno collegati con un cavo Ethernet all'Arduino che sarà messo nel telecomando. Ho saldato su un pezzo di 1000 fori una presa RJ45 per collegare il telecomando, dei connettori per montare i driver e dei connettori JST per i motori. Sull'alimentazione di ogni driver ho messo un condensatore. Poi ho fatto tutti i collegamenti sotto alla 1000 fori usando dei fili con la guaina di silicone, che non si scioglie con il calore del saldatore. Per montare la scheda ho stampato in 3D una scatola con il foro per la porta RJ45. Ho collegato alla 1000 fori anche un connettore per l'alimentazione a 12 V e un interruttore. Come sempre ho dimenticato di far passare i fili dal foro nella scatola, quindi ho dovuto rifare le saldature per ben due volte. Ho collegato ai connettori JST i cavi dei due motori e ho chiuso la scatola con il suo coperchio. Adesso possiamo passare al telecomando con cui potremo controllare i movimenti della fotocamera. Sul telecomando ci sono alcuni pulsanti, due potenziometri, un joystick e un display LCD con interfaccia I2C. Nel telecomando ho messo anche l'Arduino Uno che controlla tutto. Con un altro pezzo di 1000 fori ho creato una shield per l'Arduino con sopra i connettori JST per collegare i vari controlli del telecomando, che sono collegati ai vari pin dell'Arduino. Ovviamente ai vari componenti che saranno sul pannello del telecomando ho saldato dei cavi con il connettore JST. Anche la struttura del telecomando è stampata in 3D. All'interno della scatola ho montato l'Arduino e la presa RJ45 a cui sarà collegata l'elettronica del robot. Il pannello del telecomando ha i fori in cui montare i pulsanti e i potenziometri. Sul pannello ho messo anche l'interruttore per scegliere le tre modalità di funzionamento. Per montare il joystick ho fatto una staffa stampata in 3D, che però non mi piace assolutamente,
quindi credo che a breve ne farò una migliore. Come ultima cosa ho incollato il display LCD. Ho chiuso il telecomando con delle viti e abbiamo finito. A questo punto ho scritto il codice per l'Arduino e dopo aver scritto circa 500 righe di codice e risolto circa un milione di problemi, sembra funzionare tutto. Ho montato il robot sul treppiede che di solito uso per la fotocamera e sopra il robot ho messo un attacco rapido per montare la fotocamera. Ho collegato il telecomando al robot con il cavo di rete. Per alimentare il robot sto usando un alimentatore a 12 volt, ma forse in futuro aggiungerò la possibilità di alimentarlo a batterie. Ora che il robot è acceso non ci resta che provarlo. Con la levetta del telecomando al centro siamo in modalità live, ovvero possiamo controllare il movimento orizzontale e verticale della fotocamera con il joystick. Con i due potenziometri possiamo impostare due velocità e possiamo scegliere quale usare con i tasti A e B. Sul display vediamo le due velocità, la velocità scelta e la posizione X e Y dei motori. Con il tasto Home possiamo far tornare la fotocamera alla posizione 0, mentre premendo il tasto centrale del joystick e Home insieme possiamo impostare la posizione a cui siamo come 0. Spostando la levetta su auto siamo in modalità automatica. In questa modalità possiamo salvare due posizioni premendo set i tasti A o B e far muovere la fotocamera tra le due posizioni in modo automatico, premendo semplicemente A o B. Questa modalità è molto utile per fare riprese ad esempio di un oggetto con movimenti molto fluidi e precisi. La modalità timelapse invece serve per fare dei timelapse con la fotocamera che si muove appena ogni scatto e poi quando tutti gli scatti saranno messi insieme si otterrà l'effetto della fotocamera che si muove, che secondo me è molto bello. Anche qui impostiamo le posizioni di inizio e di fine del movimento e con i due potenziometri impostiamo il numero totale di foto e il tempo tra una foto e l'altra. A questo punto non ci resta che avviare il timelapse sia sul robot che sulla fotocamera. Una cosa molto importante è che se stiamo facendo un movimento e qualcosa non va, premendo set il movimento si interrompe subito, così da evitare di danneggiare il robot o ancor peggio la fotocamera. Questo robot mi sarà veramente utile per realizzare dei video sempre migliori perdendo meno tempo a fare le riprese. Se volete costruirlo anche voi, trovate la guida scritta con tutte le informazioni, il codice per l'Arduino, i file da stampare in 3D e gli schemi elettrici nella descrizione del video. Anche questo video finisce qui e spero che vi sia piaciuto quanto a me è piaciuto realizzare questo progetto. Se volete vedere altri video di elettronica come questo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.